Allora, Carmen Zito per Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento. Forza Venite Gente, dopo 40 anni, la figura di San Francesco cosa è oggi, attualmente? Credo che intanto sia colui che ci ricorda che abbiamo avuto la grazia di essere nella casa comune che è la terra, chiamati ad essere fratelli. Lui lo faceva anche perché amava molto Gesù di Nazareth, che ci ha ricordato con la sua vita che siamo figli di Dio, e la sua preoccupazione era quella di poter vivere tutti da figli liberi di Dio, e per questo la via è quella della fraternità. Penso che oggi più che mai sia di grande attualità. E la proposta dopo 40 anni ancora di Forza Venite Gente? Questo senza dubbio, perché attraverso l'arte, lo spettacolo può passare in modo molto più efficace, soprattutto per i giovani, la testimonianza bella di Francesco d'Assisi, che è il somigliantissimo a Gesù. Una benedizione ai giovani. La mia benedizione, il mio abbraccio e il mio affetto. Grazie. E avanti nella ricerca del bene, della gioia, dello stare insieme, costruendo ciò che è bello. Grazie. Don Corrado, buon...